Isabella Corradini, autrice con Anna Maria Petrucci di una recente pubblicazione, I nuovi scenari dello stalking da internet ai luoghi di lavoro. Allora, questo libro è un libro al quale tengo molto, devo dire, perché in realtà è stato realizzato in collaborazione con questa mia collega che lei è avvocato, è un penalista, io sono psicologa, quindi abbiamo voluto dare una prospettiva interdisciplinare a quello che è il fenomeno dello stalking, quindi questo fenomeno che si caratterizza proprio per una serie di comportamenti persecutori che vengono compiuti a danni di una persona, quindi di una vittima, che ovviamente alla quale risultano non graditi questi tipi di comportamenti intrusivi. Il libro devo dire che fa un po' un'analisi della letteratura esistente sul fenomeno, quindi ripercorre l'analisi dei profili di quelli che possono essere autori di stalking e quindi anche dei profili della vittima. A mio avviso però l'aspetto interessante di questo libro è proprio costituito da due novità. La prima, perché viene analizzato anche il fenomeno del cyber stalking, ovvero o del web stalking, quindi come in realtà le tecnologie possono favorire o ampliare il compimento di certi atti, in questo caso atti persecutori, quindi di comportamenti illeciti. Molto spesso infatti le informazioni che vengono messe per esempio dalla potenziale vittima sono recepite dallo stalker e quindi possono essere utilizzate anche a danno per compiere attività persecutorie a danno della stessa vittima. Questa è una parte nella quale diciamo crediamo molto, anche perché oggi i nuovi social media in qualche modo favoriscono il recupero di informazioni o comunque l'invio di mail pressanti, ad esempio, può costituire una strategia attraverso il quale può operare lo stalker. Un'altra parte che ritengo novità di questo testo è che ci occupiamo anche di stalking nei luoghi di lavoro, ovvero di quel fenomeno che viene definito come stalking occupazionale, vale a dire che si origina all'interno del luogo di lavoro ma poi esercita questa attività intrusiva, persecutoria al di fuori dei luoghi di lavoro, quindi ha diciamo delle connessioni anche con il fenomeno del mobbing, perché in entrambi i casi si può partire da quello che è un conflitto interpersonale, ovvero il conflitto, la molestia possono rappresentare un continuum lungo il quale si sviluppano questi fenomeni, poi ovviamente con delle differenze, per cui le abbiamo analizzate nel libro e poi c'è anche tutta la parte giuridica che analizza casi della giurisprudenza, quindi facendo espressamente riferimento ai temi che abbiamo trattato sotto il profilo psicologico, quindi che dire, auguro una buona lettura.